Buonasera, siamo qui al Maracanà, appena terminato Barcellona Everton. Everton ha vinto con sofferenza contro il Barcellona, è ritornata a vincere dopo la vittoria di col City, questa squadra è ritornata ad ingranare, a fare punti, migliore in campo, uno dei migliori Ciavoli, ha parato il parabile, questa squadra anche questa sera ha vinto però con molta sofferenza. Come mai non riesce a dare quel tocco in più? Sì, purtroppo questa squadra manca qualcosa, dobbiamo vedere cosa fare, perché non è possibile una prestazione del genere, entrare così molli, ogni partita facciamo questo. Comunque, come al solito, tante assenze, è sempre questo, perché non ci appariamo mai. Quindi dobbiamo vedere un po' la prossima, se non sbaglio, la nona giornata, quindi ci dovrebbe essere... No, sì, l'ultima giornata, sì. Poi ci sarà la Jack Cup, ci sarà la possibilità di fare degli acquisti. Stiamo parlando dalla seconda, terza giornata di questi grandi acquisti dell'Everton. Arriveranno questi giocatori? Sì, arriveranno, e come, già abbiamo stilato i contratti, già sono tutti firmati, stiamo aspettando solo la prossima partita. Di certo questa partita è stata difficile perché eravamo contati. La prossima comunque non potevano giocare, dalla, sì, sì, dalla Jack Cup. Lo so, però adesso i rinforzi dovrebbero, cioè, arriveranno sicuramente. Guglione, Capano e un altro a sorpresa. Tanti acquisti per questo Everton, che cosa punti quindi questa squadra? Adesso ha 16 punti in classifica, se non sbaglio? Sì. O 19? 16. 16 punti in classifica, che cosa punti? Io penso che la prima cosa a cui dovrebbe puntare la nostra squadra è acquisire la mentalità da squadra importante. Non possiamo entrare sempre così poco determinati e poco cattivi. Il nostro obiettivo quindi è combattarci e poi chissà, un bel risultato. Un po' di esperienza in più per questa squadra che comunque è fatta di tanti giovani, tutte under. La prima esperienza del trofeo Jack, comunque sta facendo un'ottima figura l'Everton, giusto Presidente? Sì, di certo ci stiamo divertendo, indubbiamente, perché questo deve essere lo spirito in fondo anche del trofeo Jack, e non vogliamo fare brutta figura, penso che non la stiamo facendo. Ringraziamo l'Everton, il portierone e il capitano dell'Everton. Adesso Inter CSKA per concludere l'ottava giornata del Genoa. Buonasera, siamo qui ancora al Maracanà, è finita l'ottava giornata del trofeo Jack 2014-2015, è finita con un pareggio Inter CSKA 3-3, un punto che forse non serve a nessuno. Migliore in campo Salvatore De Capua, tripletta, sostituito degnamente il capitano Alfieri. Quei tre gol a chi erano dedicati? No, è dedicato a tutta la squadra, però... Al capitano no? Che capitano, però siamo scontenti per il risultato.
meritavate una qualcosa, meritavamo una vittoria, qualcosa in più. Un po' spregoni sotto la porta, non siamo riusciti a portare i punti a casa. Tenere nonostante giù le tue tre reti, intanto in diretta c'è Alfieri, diamo la notizia al giovane Alfieri in diretta. Capita 3-3, abbiamo pigliato per i capelli, Sebastiano si è fatto sull'isse pallunai. Siamo in diretta qui. Abbiamo pigliato per i capelli. Alfieri, siamo in diretta qui, tutto ripreso dalle telecamere della Jack. Stiamo facendo l'intervista, vuole sentire anche dell'intervista? La camera affitta. Allora passiamo alla Peruta, una partita che ci teneva moltissimo, la sua ex squadra ha cercato in tutti i modi di segnare, ottima prestazione, è mancato il gol, ci stava riuscendo, è stato pochissimo. Molto sfortunato, ci tenevo molto perché contro il mio ex capitano avevo quel po' di spinta in più, però non ho impiegato più di tanto. È mancato l'ultimo tocco sotto rete. No, abbiamo creato molto, però siamo stati molto sfortunati. Due autoreti quasi. È vero! Ci mancava il nostro. Ci mancava Alfieri. Infatti, me l'hai tolto di bocca, Gianni, ci mancavi tu. Mancava il nostro perno fondamentale, Giovanni Alfieri. Quindi... Anche se De Capo è stato ospitato sotto assolutamente, sei stato sostituito degnamente da un grande Salvatore De Capo. Migliore in campo. Migliore in campo De Capo, De Capo. Passiamo a Sepe, non doveva esserci questa partita, ma poi non. Non ho potuto mancare contro l'Inter del tuo, tuo fratello Sepe, ma anche contro Marco Di Nofri, non volevi concedere una vittoria all'Inter che è stata vicino alle voci di mercato negli ultimi giorni. Il presidente Bruco è arrivato alla La partita è stata una partita maschia, con cui ci arrivi, struzzi. È stata una partita maschia per evitare i soldi biscotti, come dicono. Comunque è stata una partita giocata a viso aperto, secondo me meritavamo di più. Si sentiva la mancanza della nostra tigre, del Jack, però perché? Il capitano l'ho visto in netta ripresa. Capitano, tu mancava... mi dici mangiare, ce ne ha una mano, tu vai a mangiare. Ho visto però il capitano dell'Inter in netta ripresa. Ancora innocuo. No, l'ho visto molto attivo. Il secondo gol dell'Inter è merito suo, perché su un suo tiro Papaccio una respinta. Com'è la sfida di Papaccio? È sempre il ballo della scoperta. Però, non hai avuto però molti problemi a fermarlo in diverse occasioni? No, ho evitato il contatto, però certe volte sono andato un po' duro. E lui ci dice che ha evitato il contatto. Magari dopo, è lo stesso dito del capitano dell'Inter. Magari dopo. Cioè, ha evitato il contatto. Alfieri sta. Alfieri caro. No. C'era Sepe che stava facendo male il tuo pupillo. Taglia Kurt però, perché fuori rosa di tutto, fuori rosa. Vabbè, ci siamo fermati entrambi. Il presidente Bruco, stavamo cercando il presidente Bruco. Ancora non viene, forse lo vediamo dopo. Io parlo dopo con il Bruco, perché intanto abbiamo solo un punto, forse che non preferisco, ma non è detto, la gioco caffa ancora. Va bene, salutiamo l'Inter, salutiamo il Cesena Pari. Grazie, come al solito, Guido Sepe, autore di una grande prestazione. Salutiamo Giovanni Alfieri. Alfieri, qui l'ottava giornata del campionato Czech 2014. 15, vi aspettiamo la settimana prossima per la nona, poi dopo ci sarà Jack Cup e il calciomercato si riapre tutto. Chiamo Bruno, facciamo